Buongiorno, buon lunedì. Io sono uscita, non vi ho registrato nulla perché ho messo a caricare il telefono e il tablet non l'ho preso. Lo devo uscire. Lo vado a prendere adesso in diretta. Così, no, vabbè, ma si può essere così stupidi? Allora, stanotte, no, vabbè, eccolo, l'ho preso. Stanotte, cosa vi dissi l'altro giorno? Amo il rumore, il cantar delle cicale, dei grilli. Cosa sono? Dei grilli, delle cicale. Lo amo, ma non che io non so neanche se sta qua sul balcone. È venuta una cicala sul balcone, ha iniziato a cantare. Non si poteva stare, sembrava di averla accanto nel letto. Io poi mi sono addormentato, ok, va bene, però per addormentarmi, ma proprio cantava di continuo, cioè era una cosa che non ci si riusciva a prendere sonno. Poi la stanchezza mi ha portato a dormire, ok, ma per prenderlo questo sonno, ma proprio. Poi finivano le altre fuori. E lei finiva. Poi iniziano così. Allora, io all'inizio pensavo stesse cadendo l'acqua da sopra, sulla ringhiera, tipo tu, tu, tu. Così iniziava. Quando poi prendeva a cantare. Ciao. Bellissimo, ma non sul balcone. Infatti è arrivato mio marito a casa alle 2. Ho detto, va lì. No, è entrato e ha detto, che sta la cicala. Le cicale così si sentono. Ho detto, io veramente sta sul balcone. È andato fuori, ovviamente non l'ha vista perché quelle si mimetizzano, diventano marroncine. Sicuramente stava vicino al divanetto, non lo so. Insomma, lui si è addormentato perché era stanchissimissimissimo. Io un po' meno, quindi ci ho messo un po' più di tempo. Più i ragazzi dovevano rientrare, quindi ci ho messo un po' più di tempo. E niente, questa è la cicala. Speriamo che se n'è andata. No, vabbè. Sono andata a comprare un po' di carne di cavallo, buonissima, a una macelleria che andiamo noi. È molto distante da casa mia, quindi siamo andati io e mia sorella con la macchina e abbiamo preso un po' di carne, buonissima. Perché fa sangue la carne di cavallo, quindi. Fa bene la carne di cavallo e poi è molto buona perché è molto pulita rispetto al maiale, il pollo, il cavallo è molto pulito, quindi la carne, ecco perché da noi si mangia anche cruda. Sono andata a prendere un po' di carne, ho preso un po' di frutta, ho preso le cialde del caffè perché diciamo di Cosola, le cialde che usiamo noi, non ha portato la scatola a mio marito che gliel'ha ordinata. E ho preso questa 99 centesimi, le ho prese in giù. Veramente il direttore mi ha consigliato di prendere. Dice Virginia, prendi queste che sono buone, costano 99 centesimi. Sono queste qua della Intenso. Intenso. Queste. 10 cialde 99 centesimi. Ho preso una busta di miscela classica perché lui mi dice che queste si vendono tantissimo, le ho prese. Gusto morbido, elegante, armonia. Ho preso una busta decaffeinato perché mi piace tenerle per chi viene, magari dice hai un deck e ce l'ho. E una 100% arabica. Aroma ricco, piacere raffinato. Dove lo fanno? Non lo so dove le fanno, non c'è scritto. A Napoli, ma buono, il caffè napoletano è buonissimo. Ho lavato i bianchi e vado a stenderli. Ho lavato le scarpe di mio marito e di mio figlio, il secondo che usa per lavorare, è un tappeto. Adesso lavo quella mezza lavatrice di colorate e vado a stendere tutto. Ho tagliato il pane. Adesso lo vado a dividere. Mia sorella mi sta chiamando, lo vado a dividere in bustine così a due alla volta me ne esco. Adesso vado a stirare.
appena finito di fare le sopracciglia a me e ai miei figli, non andare in camera mia. Adesso finisco di stirare, cucino e ci facciamo una bella doccia. Ho fatto un acquisto su Amazon, sinceramente, perché ve lo dico già, costa pochissimo, perché allora noi dobbiamo cambiare il tavolo qui in sala perché è piccolino. Questo io volevo metterlo, cucciola, e si stacca tutti i suoi cosi, basta che non li rompi, mamma. Volevo metterlo qua perché a pranzo noi vogliamo mangiare qua, perché si sta benissimo, perché non batte il sole e tutti gli alberi fanno ombra e quindi è fresco. Ma adesso, per esempio, non si può già più stare, però a pranzo sì. Volevo metterlo qua e questo magari chiuderlo e portarlo giù. Insomma, è un domani i ragazzi vanno a mangiare fuori in campagna, in spiaggia, si portano questo. Però ho pensato, ho detto vabbè, ma quello è un tavolo da sala. Vi sto girando in verticale, credo di aver sistemato al telefono, anche perché oggi volevo registrare con il tablet, ma mia figlia me l'ha scaricato. Vabbè. Io ho già capito che il tablet sarà di mia figlia. Vabbè. Stavo dicendo, quel tavolo è da sala, però non sta bene qua. Allora ho detto, giù, Michele, basta profumo! Cioè, mio figlio si mette i litri del profumo. Stavo dicendo, giù, io ho un tavolo giù al box con le sedie, però è di una cucina vecchia, perché i ragazzi quando vanno giù al box con gli amici l'inverno si siedono là, però alcune sedie sono un po' rotte, sono un po'... è di una cucina vecchissima. E allora volevo mettere questo giù. E qua ho preso uno da giardino, cioè uno da esterno, che non è un tavolo. Oddio, è un tavolo, sì, però non ha le sedie, ha le panche. Dopo vi faccio vedere. È in simil rattan, come il divanetto qua fuori, eccetera, eccetera. L'ho pagato pochissimo, pochissimo su Amazon, perché è partito da 199. Io poi mi vado a fare le mie ricerche e sono arrivata a trovarlo a 100 euro. Quindi da un altro, ovviamente, rivenditore, e va bene qua, così noi mangiamo fuori. Le devo stirare, sì, infatti stavo stirando adesso e lo voglio mettere qua, quindi giovedì arriverà e ve lo farò vedere. Amore, andiamo di là, mamma, vieni. No, ciao mamma, vieni, io vado a finire di stirare, così dopo cucino. Che bontà, l'anguria. Buonissima, dolcissima, buonissima. Allora, sto cuocendo il pomodoro, pomodorini, che sono di nuovo in offerta MD, andrò a comprare il cartone intero e dopo farò la salsiccia, quella di cavallo che ho comprato oggi col pomodoro, che se avanza domani faccio due spaghetti per loro. Invece io a pranzo avevo preparato questo per me, salmone, il pane integrale, spinacino e pomodori, ma non l'ho mangiato più perché mio figlio ha lasciato tutti gli scampi di ieri e io mi sono mangiata quelli. Buoni. Cioè, gli scampi sono come le cicale di mare, quelle che noi mangiamo con lo spaghetto, che sono buonissime. Si ciucciano. Una volta cotti non riesce a sbucciarli, a sgusciarli, quindi si vanno a ciucciare da vicino. Io mi sono ciucciata tutti gli scampi e sono stati buonissimi. Ho dato giusto due forchettate allo spinacino, ma
L'ho lasciato, ho detto lo mangio stasera, in effetti tra un po' lo vado a mangiare. Ah, mi sono rimaste, ups, due fettine di puledro di oggi. Non ho preso il cavallo, io prendo il puledro e le vado a mettere con la salsa, quindi stasera questo qua. Ora vado a buttare questi fuori. Vado fuori, questo è il vetro, questa è la plastica. Ho lavato le scarpe a loro. Domani c'è la plastica, l'ho riempita, l'ho già messa fuori. Questa è la situazione nostra, non cammina un'anima perché sicuramente saranno già tutti in ferie. Speriamo che la cicala, quella di terra, è andata via. Mamma. E ci aggiorniamo tra poco. Dai, dai, sei venuto con una buona testa stasera? Vedi, come possiamo mettere una luce là? Si può mettere? Portando di qua. E quando accende, si accende pure Non fa niente. là. E devo vedere un cavo di questo. Così. Così non si vede, è quasi invisibile, vedi? Vabbè, E tanto su, cammina. prova. Eh sì, ma quelle tonde si vedono da lontano, queste no, vedi? Non si vendono, sì. Sì, devo vedere chi le vende, cioè se sta ancora in giro questo tipo di cavo. Sì, No, perché qua è ancora. buio se devo cucinare. Proprio buio. Perché sta il frigorifero, ma No, sotto. anche prima era un po' buio. Anche prima, perché questa luce da... Sotto la roba buia. Beh, docce fatte. Avanti. Ci siamo fatte la doccia. Vuoi giocare? Vai giocare. Docce fatte, mio marito è montato fuori. Le mensole. Domani pulisco. E adesso andiamo a dormire. Biberon preparato, la mia cuocciola. 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 La nonna. Sì, adesso. Devo chiamare mio figlio che domani va a lavorare. Sono le 10:30. 10:30. E noi ci aggiorniamo domani. Buonanotte a tutte e ci vediamo. Felicità. Feli. Fe, e ci vediamo domani. Di buonanotte. Buonanotte a tutte. Ciao.